Benvenuti a una nuova puntata di GCN Italia. Oggi siamo alla partenza della Milano-Sanremo e andremo a scoprire che cosa mette in tasca un ciclista professionista per affrontare una gara di quasi 300 km. Cosa mettono nelle tasche i corridori alla partenza di una Sanremo? Con come si alimentano? Ma io in realtà da qualche anno non mangio più in corsa, bevo e basta. Solo liquidi, basta? Solo liquidi, sì, è la nuova moda, però la sta funzionando. Ora, sicuramente tante scorte di cibo. Perché ogni... Che tipo di cibo? Io preferisco barrette normalissime. E cerco di alimentarmi con degli zuccheri nel finale, però è molto importante mangiare ogni 40 minuti perché questa corsa in pratica è una corsa a sfinimento, ecco. Ti hanno detto che sei grasso, quindi no, parti leggero. Parto leggero oggi. Te invece, Alberto, parti leggero anche te? No, ieri sera ero avanzato un po' di lasagne e me le sono fatte confezionare un po' per la prima parte di corsa, poi sennò poi mi tornano su in gola. Per il finale invece andiamo con una bella tagliata di tonno, non di carne, perché comunque è una gara lunga, sì, bene. Sì, ma poi sennò poi è, come dire, si va in crisi. Siamo qui con Umberto Poli, che corre per la Novo Nordisk, e per chi non lo sapesse, la Novo Nordisk è una squadra che ha tra le sue fila corridori diabetici, no? Sì. Quindi come si alimenta un corridore diabetico per affrontare una Milano-Sanremo? Ma l'alimentazione è simile a quella degli altri corridori, solo che dobbiamo mangiare molto più spesso e alimentarci un po' più spesso, diciamo con gel e con barrette. Abbiamo dei mini cake di riso oppure qualche tortina con qualche marmellata, e dobbiamo mangiare ogni 40-30 minuti, ma alla fine il cibo è uguale a quello degli altri corridori. Tu cos'hai per monitorare il livello di insulina? Niente, io vado a sensazione. A sensazioni. Sono l'unico che riesce a farlo, quindi l'unico dei 16 corridori. Quindi tutti gli altri invece hanno un dispositivo che rileva la glicemia in tempo reale, e quindi loro guardano sul loro computerino e vedono se sono alti o se sono bassi, e quindi lì vanno a correggere o alimentandosi o magari introducendo un po' di insulina. Cosa mettono i ciclisti nelle tasche? Ma 10 euro, perché non si sa mai, magari devo prendere il treno per arrivare a Sanremo, quindi potrebbero sempre salvare la giornata, sai. C'è anche una bomba. Bomba! Prosciutto con funghi e formaggio. 6 rice cake, 3 barrette per ora. Penso che in primi 100 km bevo 4 borace. Allora, il primo consiglio è di staccarsi sempre con la pancia piena, quindi le tasche si riempiono bene, panini, barrette e un po' di gel per il finale, perché quando sei lì possiamo vedere però cosa hai in tasca, eh? Allora, attenzione, questa qui è il tuo personalizzato, il panino personalizzato, perché siccome sono molto goloso, allora metto il Philadelphia, il miele. Poi ne faccio qualcuno col prosciutto e ce l'ho di qua. Perché il Philadelphia, il miele per le ci vuole gare un po' lunghe di... riescono a fare sì. La glicemia. Sì, no, ci vuole il picco glicemico sempre abbastanza alto, giusto? Questo qui è un altro primo personalizzato. Sì, sempre personalizzato, prosciutto e miele. Poi abbiamo una barretta. Sembra anche bella, bella massiccia, bella pesante. Pesa, se la mettiamo sulla bilancia pesa più di me. Questo qui non c'è scritto niente. Questo sì, non c'è scritto niente, è quello normale che normale. Usiamo tutti. Questo è miele. E poi ci metti anche un po' di frutta dentro, se proprio sei... E poi goloso. Gel, ne abbiamo. Poi gel... Un altro barrettone, un altro mattone. Gel qua. Li prendo dopo all'ammiraglia, perché siccome sarei troppo peso, allora dopo vado dal direttore a prendere un po' di gel. Siamo giunti alla conclusione di questo episodio, spero che sia stato interessante. E visto che siamo in tema alimentazione, se volete vedere il video su come dimagrire in bicicletta, andate a vedere qua il link. E mi raccomando, nei commenti scrivete che cosa mettete voi in tasca prima di fare una gara molto lunga o un allenamento infinito. Ciao, arrivederci alla prossima puntata.